venerdì 1 ottobre è uscito il nuovo album di Salmo, Flop. Negli scorsi giorni l'artista, attraverso le sue storie Instagram, ha voluto dare delucidazioni ai fan riguardo il lavoro appena pubblicato. Ha raccontato di come sia nato il disco, del lockdown e dei problemi di varia natura che lo hanno colpito nell'ultimo anno. Sottolinea come questo progetto gli abbia salvato la vita. A distanza di quasi 3 anni da Playlist, Salmo pubblica il nuovo album. È composto da 17 tracce con all'interno i featuring di artisti del calibro di Gué Pequeno, Noyz Narcos e Marracash. Nello stesso giorno dell'uscita di Flop, sempre tramite Instagram Stories, Gallagher ha pubblicato dei video in cui critica apertamente l'artista sardo e il suo ultimo lavoro. Gallagher, trapper romano, è conosciuto, oltre che per la sua musica, per diverse vicende extramusicali che lo hanno visto coinvolto negli ultimi anni. È anche noto per aver formato una vera e propria coppia artistica insieme a Traffic, altro rapper della capitale. Recentemente è uscito con il suo nuovo album Sicariato, che vede al suo interno diverse collaborazioni straniere e la tipica attitudine trap. L'artista romano ha attaccato Salmo perché, con molta probabilità, si è sentito chiamato in causa per alcuni versi presenti all'interno del nuovo disco. Soprattutto nel brano Criminale, il testo si concentra sul puntare il dito verso quello che è oggi lo stereotipo del rapper, che nonostante provenga da una buona famiglia, finge un passato criminale ostentando uno stile di vita non suo e creandosi un immaginario totalmente inventato. All'interno delle strofe viene citato Flex Boy, che è vero essere uno dei soprannomi di Gallagher, ma è anche vero che viene utilizzato da molti artisti. Il termine, nella maggioranza dei casi, viene usato con riferimento generico e non per indicare il trapper capitolino. Movie trend, gang gang, Flex Boys, Barbie Ken. Gallagher parte all'attacco iniziando a offendere Salmo sotto vari aspetti, sia dal punto di vista fisico, dove viene presa di mira la sua statura, che da quello musicale. Per lui, il sound della canzone Criminale è molto anni 90, arrivando a paragonarlo persino a quello della cantante italiana Patti Pravo. Subito dopo, Gallagher accusa di incoerenza l'artista sardo, dato che secondo lui sarebbe figlio di una ricca famiglia sarda. Continuando nella sua offensiva, l'artista romano posta sul proprio profilo Instagram una foto del cartone animato Franklin Tartaruga, che da qui alle seguenti stories diventerà il nomignolo di Salmo. Dopo averlo paragonato a un personaggio per bambini, accusa l'artista di Macete di peccare di incoerenza. Questo perché attacca apertamente la trap, pur avendo all'interno del suo roster artisti che sono vicini a questo sottogenere. Per concludere il discorso, Gallagher rivolge un altro attacco. Questa volta l'interessata è tutta la scena rap, che definisce una lobby. Ancora, trova il pretesto per citare Salmo definendolo uno sfruttatore. Consiglia ai ragazzi di fare il loro percorso da solisti, senza affidarsi ad altri che non aiutano l'artista a emergere in alcun modo, ma lo rendono solo schiavo. Dopo tutte le parole di Gallagher, la risposta di Salmo non si è fatta attendere. Pubblicamente, l'artista non si è espresso sulla vicenda, ma tramite le stories pubblicate dallo stesso Gallagher si può vedere come Salmo abbia cercato privatamente il rapper romano. Questa mossa probabilmente è stata fatta volutamente per avere una conversazione privata ed evitare di alimentare questa faida online. Le parole di Salmo sono abbastanza dure, visto che arriva persino ad augurare la morte a Gallagher. Ma sai che, oh, che sound, anni 90! Sei un nano. Ma che è? Patti Pravo. Asarmo, compra dei tacchi. Barbie e Ken. Ma fatete, faccio vedere che pollo che c'ho a mezzo alle gambe. Ti dico fermo, ti è più alto di te. Barbie e Ken. Asarmo, comprate un bel tacco di Loboten, va. Poi Barbie e Ken, cose. Porco, tu vieni da una famiglia sarda ricca. Cioè, avrei avuto più giocattoli te che quel bambino là, Ricci Rich, come cazzo si chiama. Ma la fai finita, Barbie e Ken? Perché te c'hai le palle. A me mi pare che ti chiamano Franklin Tartaruga. Barbie e Ken. Ma Barbie e Ken di chi, frate? Spero stia a giocacco, no, Sam? Se noi siamo Barbie e Ken, te sei Franklin Tartaruga. Franklin Tartaruga, verde come foglie di lattuga. Grazie per la props, poi, anche se me ne frega a c***o, perché insomma, t'ho mai sentito e non te sentirò mai. Ha rimettito la maschera. Altra cosa, vabbè, mi hai fatto tagliare, però stavo a ragionare comunque su questo rap ironico, non so chi cazzo te credi di essere, a me non mi stai simpatico, non sei ironico, non sei simpatico.
E comunque dico che sta a fare un suicidio con me, perché se io non facevo il trapper facevo il calciatore, perché ti dico guarda che cosce, fratelli. Primo. Secondo, se no avrei fatto il drug dealer oppure avrei fatto il comico, fratello. Quindi ti posso dire solo una cosa: Franklin Tartaruga. Poi un'altra cosa, fratello. Nato a trap, Glock, cose, pi tanto per culo, c'è cioè Rosser, solo Piscali che facevano trap. Com'è un po' sta cosa perché facevi ancora. Perché ancora facevi concerti con la maschera, con tutta la faccia sudata, con tutti i vestiti zozzi, sporchi. Frate, come perdi? Sei Franklin Tartaruga, te. O devi accettare questo? Ah! Ti sei dovuto adeguare a questa new generation perché la tua generazione era morta, è palese, era morta, quindi mi dovresti solo fare mamma al poio, perché io ho cambiato le generazioni davvero, e se ti do modo di parlare è perché ho spaccato nella mia vita, perché tutti vogliono flexare, bro. Guarda che maglia, guarda che t-shirt che faccio. Dai, bro, arrivato a mettere la maschera da qualcosa da clown. Sei anche uno sfruttatore, quindi tutti gli artisti giovani di oggi vi do un consiglio. Non vi dico dannaglie conto, perché tanto questi sono una lobby di merda, stanno tutti fra di loro, fanno ancularella. Fate il vostro percorso, regà, meglio soli che sa che essere uno schiavo di un co Franklin Tartaruga. Comunque se vuoi fanfitto mi devi dare un minimo 10k solo perché sei Franklin Tartaruga e mi fa ridare la canzone. Uno alto come te, no? Dopo quella figura di merda che hai fatto con FedEx, ti permetti pure di criticare i giovani artisti trapper perché non sai più quello che cazzo di, perché quell'album fa cagare, chiamato l'album flop plop, ma che è? Va frate, stop playing with me, fai schifo al cazzo, non sei la wave, i ragazzi non ti vogliono copiare a te, sei te che sei solo un rosicone, i ragazzi copiano Flex Boy, ma non lo vedi che tatu bro, porco due. A mo' mi arriva la collana oro e rosa col capoccione mio, oro e rosa come un musulmano. C'ho le skill peggiori, mamma huevo. Passato qualche giorno è lo stesso artista romano ad aggiornare sulla situazione. Dopo aver postato una foto in cui si riprende in videochiamata con Salmo, pubblica delle stories per spiegare la situazione. In pratica Gallagher dice che c'è stato un malinteso e la storia si è conclusa con la pace ritrovata tra i due. Stop playing with me. Tutti quanti c***o di rapper che mai sentivo quando erano piccoli, quando ero piccolo, si ascoltano la trampa di Gal, e questo mi fa molto piacere. Quindi, regà, continuate a streamare sì, cariato Gal Flashboy. Idi, don't smoke with me because I'm the real trampa boy. Stop collating. Veramente basta questi beef di merda. Solo pace e amore, facciamo tanta musica. Vedremo se questa faida, se così vogliamo definirla, tra i due artisti finirà qua oppure se avremo modo di assistere ad altre frecciatine. Che ne pensate di questi due artisti e soprattutto chi preferite? Scrivetelo in un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Inoltre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video.